Buongiorno, siamo qui a Miseno, il secondo reparto tecnico di supporto della base qui di Miseno e siamo col colonnello Pittirollo. Pittirollo, allora colonnello, oggi è una bella giornata per la festa di Natale per i, diciamo così, per i finanzieri. Sì, è una giornata particolarmente felice per noi. Il tempo ci ha supportato in questo momento dopo il cattivo tempo che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Niente, siamo abbastanza soddisfatti della riuscita di questa nostra festività, in quanto abbiamo qua parecchi bambini, figli di appartenenti al corpo e non. Un grazie particolare lo voglio rivolgere a chi ha organizzato tutto questo, che sono i miei collaboratori, i componenti del COBAR, affiancato al Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, da cui dipendiamo. E devo dire che c'è stata una splendida cornice coreografica dell'arrivo di Babbo Natale pochi minuti fa a bordo di un nostro gommone, con al seguito tutti gli elfi che erano nelle canoe, quindi è una scena bellissima da vedere. I bambini difatti sono rimasti molto, molto entusiasti e quindi siamo tutti felici oggi. Auguriamo a tutti i bambini un buon Natale, sperando che questa edizione, che è la seconda, possa ancora perpetuarsi negli anni a venire presso il secondo reparto tecnico di supporto del comprensorio logistico di Miseno. Colonnello, durante l'anno sono tante le iniziative che si fanno qui a Miseno, anche dal punto di vista di ambiente, ecologia, pulizia. Sì, noi diciamo in questa sede, in questa base, nonché nell'altra sede diciamo del comando che è distaccata e che abbiamo lì a Nisida, noi svolgiamo attività di collaborazione con molti enti, tra i quali la Croce Rossa, con la quale abbiamo insomma una corsia privilegiata per tutte le attività che loro svolgono, e poi ci danno anche loro vicendevolmente un adeguato supporto per varie attività e corsi e abilitazioni varie. Poi abbiamo fatto negli anni passati anche delle attività di pulizia dei fondali sia qui che a Nisida, e speriamo di continuare in questa attività, perché diciamo noi, quali appartenenti al corpo del servizio navale, proprio perché siamo gente di mare, viviamo queste realtà, diciamo anche di inquinamento, di lotta all'inquinamento, ci teniamo tantissimo affinché la risorsa mare possa sempre essere insomma salvaguardata in tutti i suoi risvolti. Ecco. Grazie e buon Natale. Grazie anche a lei, arrivederci a tutti.